Bentornate su Mondo Cosmetico. Oggi nuovo video review su un'azienda tutta italiana, Lacoste. Eccola qui. Allora, due paroline di premessa, poi andiamo subito al video vero e proprio. Allora, io acquistavo i prodotti della Lacoste quando ero adolescente e li ho utilizzati per un po' perché li trovavo a prezzo, insomma, molto vantaggioso sulle bancarelle. Per cui io li acquistavo e li ho utilizzati per un po' di tempo. Poi li trovavo anche abbastanza buoni. Poi, col passare del tempo, ho iniziato a trovarli anche nei negozietti dei cinesi e questo ovviamente mi ha fatto allontanare un po' dal brand, perché io non mi fido molto dei prodotti cosmetici dei cinesi, per cui io non li acquisto, non li ho mai acquistati, per cui non ho voluto più prenderli. E questo è stato per molto tempo, perché li vedevo appunto spesso in questi negozietti, i negozietti tipo i 50 centesimi e cose del genere, quindi non l'ho più presi. Dopo un bel po' di tempo, cioè molti anni, visto che non sono più un adolescente, passando un giorno al centro commerciale qui a Napoli, all'Auchan, che si trova a Ponticelli, un po' di tempo fa, però non adesso, mi è capitato appunto di imbattermi nell'apertura del nuovo negozio appunto della Lacoste. Sono entrata e lì c'era una commessa veramente dolcissima, molto simpatica, molto disponibile, con la quale appunto ho iniziato a spiegare il fatto che io li utilizzavo anni addietro, però poi non li avevo acquistati più proprio in virtù del fatto che erano stati dati ai cinesini. E lei mi ha, diciamo, confidato che effettivamente l'azienda si era resa conto che questa era stata una strategia di marketing probabilmente errata, perché veniva associato il marchio a un prodotto di bassa qualità. Per cui hanno cercato di cambiare un po' quello che è l'aspetto aziendale e hanno aperto i franchising, hanno riproposto il brand in negozi, insomma, diversi. Per cui ho detto ok, dai, proviamoli, comunque io non mi ero trovata male in adolescenza e quindi ho deciso di prenderli. Ho preso due o tre cose per provarle. Ho preso appunto questo qui, che è un ombretto poker composto da quattro ombretti, due matte e due satinato perlati. E ho preso un lip liner marker, se non ricordo male si chiama, ma non ce l'ho più, per cui vi volevo fare la recensione, però non la faccio perché l'ho buttato. E un altro prodotto, insomma un altro paio di cose, per provarli e vedere effettivamente come mi trovavo. Ora, a distanza di un bel po' di tempo, perché comunque il canale è stato chiuso un pochino, vi posso dire le mie impressioni, almeno su questi prodotti che io avevo preso degli ombretti singoli e insomma due o tre cosette. Allora, partiamo dal lip liner marker, una cosa, cioè praticamente era una sorta di pennerello che andava ovviamente veniva utilizzato come una matita. Però era tipo, per farvi capire, i classici lip liner marker, quindi in realtà come una sorta di pennerello che si fissa sulle labbra, e quindi avete questo rossetto lunga tenuta, doveva essere lunga tenuta, molto performante. Allora, vi dico che il colore era bellissimo, cioè appena aperto io misi anche una foto su Instagram a suo tempo di questo lip liner, però vi posso dire che è stata una delusione allucinante. C'è stato un prodotto orribile, perché al momento in cui lo mettete era strepitoso. Vi dico che una mia amica si è trovata bene, io vi dico che nel momento in cui l'ho messo, poi dopo neanche mezz'ora non c'era più, cioè io non avevo nulla, proprio nulla, cioè neanche lontanamente il ricordo del fatto che avessi applicato qualcosa sulle labbra, quindi non mi è proprio piaciuto. Ah, c'è da dire che i prezzi io non li ricordo in esattezza, però comunque sono molto bassi, quindi diciamo è comunque un brand low cost. Allora, parliamo nello specifico di questo. Abbiamo fatto questa piccola parentesi perché quelli non ce l'ho più, quindi non ve li riesco a recensire, però allora parliamo di questo. Ce l'ho adesso, ce l'ho su in questo momento, e questo è un trucco fatto in 5 minuti veramente, cioè proprio 5 secondi. Non mi piace. Allora, vi dico anche perché. All'interno si trovano, come vi avevo detto, quindi si apre in questo modo, molto comodo, molto pratico, molto semplice, insomma. All'interno ci sono questi, in realtà dovrebbe essere messo così, ecco qua.
Al centro viene dato anche il pennellino in dotazione che a me non è piaciuto assolutamente, vabbè, ma io non li uso quasi mai e poi comunque l'ho perso. Allora, il problema di questi ombretti, secondo me, è che non durano niente. Allora, io fortunatamente non ho una palpebra particolarmente oleosa, per cui tutti i prodotti che utilizzo di per sé, già senza utilizzare primer o cose del genere, durano abbastanza. Perdonate la voce, ma sono raffreddata. Questi qui in realtà mi durano, proprio in virtù del fatto che io ho questa caratteristica, per cui durano un pochino di più, diciamo, i prodotti, fortunatamente. Però, se io vi dovessi dire che un prodotto performante che durante la giornata rimane lì e non si muove, o che comunque la scrivenza è eccezionale, cosa del genere, vi dico io no, cioè io per avere questo effetto, che secondo me non c'era nulla di particolare. Cioè, ho dovuto usare tutti e quattro gli ombretti perché non è che io volessi fare delle sfumature particolari o avere un trucco particolare. Vi dico solamente che io ho dovuto mettere, vi faccio vedere anche gli swatch così. Questo è uno. Allora, vi dico che ovviamente la scrivenza sul polpastrello è molto più alta. Questo qui. Poi, questo è il colore che mi piace di più, ma proprio perché mi piace il colore. Questo è, diciamo, un marrone pesca. Poi c'è questo marroncino che in realtà dovrebbe essere un colore intermedio, non è neanche proprio, sì, è un marroncino, diciamo, caffè, forse dalla luce qui non si vede particolarmente bene. E poi questo dovrebbe essere un marrone più scuro, no, forse questo più caffè, insomma, faccio vedere la differenza tra i due, più scuro. Allora, io vi devo dire che facendo così già volano un pochino via, ma adesso vedete perché riflettono nella luce. Allora, ci vuole un po' per farli applicare all'occhio, nel senso che non, secondo me non sono particolarmente scriventi. Si sfumano, però più sfumate, più addio ombretto. Quindi in realtà io per ottenere questo ho dovuto mettere su questo qui, su tutta la palpebra, però senza avere comunque l'effetto particolarmente luminoso. Poi ho dovuto mettere questo verso, diciamo, la fine e riportandolo nella piega dell'occhio, ma è il colore che si vede di più, secondo me. Questo praticamente non si vede. Quando io l'ho messo, ho provato a fare una sfumatura all'interno, insomma, della piega verso l'esterno, ma non si vedeva una cippa. E poi ho messo questo qui per dare un pochino, tentare di dare un pochino di profondità nella coda dell'occhio e sempre cercando di riportarlo perché non era servito a nulla. Io vi devo dire che di tutto questo non si è fatto niente, non è che con altri ombretti, con un trucco in 3 secondi non riesco, cioè assolutamente sì, con altri ombretti riesco a fare un bel trucco in 3 secondi, velocemente, quando non ho voglia, quando non ho tempo, riesco comunque ad avere un buon risultato. Con questo assolutamente no. Poi sono un pochino polverosi, per cui quando, diciamo abbastanza, quando voi li andate a prendere col pennello, allora col dito, a quanto già si riesce, io ve lo voglio far vedere, poi non sono particolarmente omogenei, cioè non si vedono niente, vedete? Non si vede niente. Non sono particolarmente omogenei. Questo è il primo, quello lì marroncino chiaro, tipo mattone. Questo non si vede proprio praticamente. Vedete? Non si vede neanche qua. E poi questo qua sarebbe questo. Allora, non sono omogenei, per cui insomma, quando lo andate a prendere con il pennello dovete fare un pochino più di passate, però dovete stare attenti perché dovete farlo cadere dal pennello, altrimenti vi trovate tutto sotto l'occhio. Insomma, sono particolarmente polverosi. A me non sono piaciuti molto. Li sto continuando ad utilizzare proprio perché li voglio finire, mi dispiace. Però voglio dire, allora, io se non ricordo male li ho pagati intorno ai 4,80€, 4,90€, quindi voglio dire abbastanza low cost. Sul sito della Costco li troviamo a 6,90€. Sono ipoallergenici, leggo, contengono 8 grammi di prodotto, me l'ero segnata, e durano 18 mesi dall'apertura. Vi dico che a onor di cronaca, al centro, questo qui, centro commerciale Auchan, non l'ho più trovato. Quindi il negozio ha chiuso, non c'è più, dopo poco. E vi dico anche che li ho rivisti di nuovo nei mercatini, diciamo nel negozietto dei cinesini. Ora io non so se è un caso particolare qui a Napoli, se è proprio la politica aziendale, non me lo so dire. Fatto sta che io li ho ritrovati lì. Se ve li dovessi consigliare, no. Cioè io non li ricomprerei assolutamente perché non mi sono piaciuti, sto facendo fatica a consumarli, li tengo proprio quando è la prima cosa che tengo nel cassetto proprio perché voglio consumarli prima possibile, ma vi dico che guardate, proprio
proprio per farvi capire che nonostante io li abbia da tantissimo tempo, ma tantissimo tempo, cioè hanno solamente, vedete, un poco di buchetto all'interno, per farvi vedere che non li, cioè proprio è come se non li usassi, quindi in realtà ho provato, riprovato, proprio alla fine alterno sempre ad altri, perché poi comunque un minimo di... Questo effetto che vedete, lo vedete semplicemente perché vi ho detto, ho fatto veramente il possibile per dargli un poco e ci ho perso un pochino di tempo, quindi... Non mi piace. Per me costo questo qui e il lip liner marker. No. Vabbè, se a voi sono piaciute e invece vi siete trovati bene con questo brand, magari mi lasciate un commentino, magari mi consigliate qualche prodottino che posso provare, perché quelli che ho provato, poi vi parlo degli altri, non è che mi abbiano fatto impazzire. Niente, ragazzi, vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione grande. Ciao!